tutti amici e bentornati nel mio canale, io sono Margherita e in questo video andremo a parlare di una delle super recenti nuovissime uscite della Disney, Fata Madrina Circasi. Dunque, piccolo incipit, qualche giorno fa è successo, sì, lo ammetto, ho fatto anche io il grande passo e ho cominciato l'abbonamento su Disney Plus. Sono molto felice di ciò, soprattutto in questo periodo natalizio e soprattutto in questo momento in cui... Non so, l'unico film che mi viene voglia di vedere in realtà è il cartone la sera con la tisanina o, non so, i popcorn di turno fatti al microonde. E insomma, in realtà sono molto, molto felice di questa scelta. Bene, tutto ciò non era assolutamente per sponsorizzare Disney Plus, ma da amante della Disney, ecco, insomma, dovevo parlarvi di questa cosa. Dunque, Fata Madrina Circasi. Allora, l'altro ieri stavo giusto parlando con il mio migliore amico e mi fa che sarebbe uscito questo film, che lui avrebbe visto la sera, eccetera, eccetera. Io manco mi ricordavo, mi sa che avevo visto il trailer così per sbaglio da qualche parte, ma non me lo ricordavo. Mi sono tornata a vedere il trailer e che dire, gente, sembrava proprio un po' la classica cosa Disney, stile familiare, che deve far ridere per forza, piena di gag comiche che in realtà non fanno ridere. Insomma, sembra un po' la solita trisciata, stile natalizio, stile famiglia, che ogni anno la Disney ci propone. Però, vabbè, tutto sommato, chi se ne frega, nel senso, ogni tanto le trisciate ci stanno, no? Tutto sommato, e quindi abbiamo deciso di vederlo insieme la sera, insieme ovviamente nei limiti del possibile data la situazione del momento, quindi in realtà ognuno era a casa propria, ci siamo tipo cronometrati quando sarebbe iniziato il film e nel frattempo eravamo lì a festaggiarci per commentare un po' la situation. Vi dico solo che alla fine ci siamo sentiti e abbiamo scoperto che eravamo scoppiati in lacrime entrambi, molto bene. Vabbè, questo per dirvi che, ecco, non era come me lo aspettavo. Mi ha stupito, mi ha colpito. Sono rimasta abbastanza piacevolmente colpita, ecco. Lo siamo rimasti entrambi e continuate a vedere questo video per scoprire il perché. Vabbè, piccolo disclaimer, effettivamente, lo ammetto, siamo forse entrambi persone molto, diciamo, empatiche, soprattutto quando si tratta di vedere i film, cioè io piango sempre, proprio. Non c'è una volta in cui, mamma mia. Ma piango anche per la gioia, capito? Cioè, non è solo una questione di o triste o dolce amaro. No, anche quando finisce bene, mamma mia. Proprio le lacrime, la felicità. Anzi, forse i film che finiscono bene sono quelli che fanno più piagni alla fine. Cioè, per esempio, non so se avete presente, non lo so, Miyazaki, il mio vicino Totoro. Ragazzi, io piango come una disperata ogni volta che lo vedo. Cioè, non ce la faccio. Cioè, scusate, piccolo spoiler, la fine, quando loro vanno a trovare la mamma in ospedale, che è successo tutto il patatrac prima, e però la trovano e sta bene, lasciano la pannocchia, cioè, e sono sul, come si chiama, sul gatto bus lì, non mi ricordo come si chiami, cioè, ragazzi, io disperata, proprio disperata. Ma non importa perché non siamo qua per parlare del mio vicino Totoro, ma di Fata Madrina Circasi. Dunque, il film è stato distribuito a partire dal 4 dicembre sulla piattaforma di Disney Plus. La regia è di Sharon Maguire, stessa regista anche del diario di Bridget Jones. E ricordiamo la regista donna! Ah! Le attrici principali sono Gillian Bell, famosa attrice di film comici americani, che interpreta Eleanor, che sarebbe appunto la nostra protagonista, ovvero questa fata madrina un po' impacciata che arriva nel mondo moderno cercando di regalare un per sempre felice e contenti a una bambina che tempo addietro aveva scritto una lettera per chiedere aiuto. Altra protagonista invece è Isla Fisher, che interpreta Mackenzie, questa donna che vive con le proprie figlie a Boston e diciamo non se la sta passando splendidamente al momento. Ecco, dunque abbiamo la nostra aspirante fata madrina che si trova obbligata in un certo qual modo a abbandonare il suo regno fatato per andare nel mondo dei noi poveri umani per cercare di aiutare una ragazzina in difficoltà. Sì, in effetti tutto ciò richiama molto spudoratamente come di incanto.
altro film della Disney in cui, vabbè, se non lo sapete siete gli ignoranti, ma comunque diciamo lo stesso, c'è una principessa che in realtà non è principessa, ma vabbè, dovrebbe essere tipo la principessa della favola, che, oh mio Dio, vuole trovare il principe azzurro, e solo che per, insomma, patatrac vari, alla fine si ritrova catapultata nel mondo moderno e, insomma, non capisce più niente, deve tornare a casa, insomma, c'è questo, diciamo, parallelismo tra il mondo delle fiabe e poi in realtà quella che è veramente la realtà del mondo umano. In effetti, Fata Madrina Circasi sembra un po' tipo la trasposizione invertita di Come d'Incanto. Ma noi, questa cosa disturba? Assolutamente no! Perché Come d'Incanto ci era molto piaciuto, quindi vai Disney, facci vedere che cosa ci hai preparato questa volta. Dunque, abbiamo già detto mille volte che la protagonista è questa Eleanor. Questa, in realtà, aspirante fata madrina, infatti, lei sta praticamente frequentando un corso, una scuola per ottenere il brevetto di fata madrina. E tra l'altro è carino perché lei è l'unica giovane piena di energia, di voglia di fare, insieme a tutta questa classe di vecchiettine imbacuccate che invece non hanno neanche più voglia, insomma, trovano tutto quanto inutile. E invece lei è l'unica veramente convinta che vuole diventare fata madrina, cioè il suo sogno nella vita è diventare fata madrina. Brava Eleanor, ci piaci, vai, insegui il tuo sogno. Ottimo, che cosa succede? Però ovviamente doveva esserci qualche disguido e infatti che cosa succede? La scuola rischia in realtà la chiusura. Perché? Perché praticamente non... cioè le fate madrine lavorano perché gli vengono mandate tipo delle lettere, delle richieste di aiuto, diciamo, dal mondo esterno, cioè dal mondo degli umani. Ok, queste lettere non arrivano più, nessuno sembra aver più bisogno della loro magia e quindi la scuola sta praticamente chiudendo i battenti e loro stanno per essere riciclate come fatine dei denti. E Eleonora ovviamente non può accettare questa cosa, è molto arrabbiata e quindi che cosa fa? Va negli archivi, in questi archivi dove vengono conservate tutte queste letterine, a cercare una letterina nuova, una nuova missione, no? Così da far capire che c'è ancora bisogno della magia delle fate madrine nel mondo. Ovviamente non trova un cavolo, se non alla fine una letterina di questa bambina, insomma, sui 10 anni, di nome Mackenzie, che chiede l'aiuto di una fata madrina. Perfetto, vai, andata, pronti, partenza, via, e decide all'insaputa di tutti quanti, perché in realtà le sarebbe abbastanza proibito dal momento che è ancora tipo una studentessa, decide di attraversare il portale e andare da Madrina Land, ovvero il posto fatato dove si trova, di andare nel mondo degli umani, in particolare in America e in particolare a Boston. Vabbè, insomma, attraverso varie peripezie riesce a trovare questa bambina di nome Mackenzie che aveva scritto questa letterina. Il problema è che in realtà questa bambina ormai è tipo un'adulta con famiglia, figlie, assolutamente disincantata perché in realtà oltre a essere una mamma, lei è anche una vedova. Quindi il per sempre felici e contenti con l'amore della sua vita, lei basta, cioè non ci crede più, è una persona completamente disillusa, ok? E quindi, insomma, il film poi parlerà di come Eleanor riuscirà effettivamente ad aiutare Mackenzie nella propria vita, seppur non seguendo effettivamente i classici canoni impostati delle fiabe a cui siamo abituati. Allora, devo dire che come vi avevo detto prima, dal trailer sembrava veramente tanto una cosa molto per far ridere e basta. Cioè, battute che sembrano voler solo prendere in giro la stupidità della fata madrina, un po' naif, un po' stupidotta. Però in realtà non è così. Cioè, in realtà l'ho trovato molto più dolce. Molto più pensato, ecco, e non fa propriamente ridere, cioè fa più che altro sorridere, però un po' quel sorridere di
di felicità, ecco, come quando si sorride per il Natale, per lo spirito natalizio, non lo so, quel tipo di sorriso, come quando si sorride perché fai l'albero di Natale, cioè non è un ridere, è un essere contenti così perché è carino, perché sì. Dunque, una cosa che ho molto apprezzato in questo film è il suo universo rosa. Perché se voi andate a vedere il cast, in realtà è praticamente formato quasi completamente da donne. E in generale nel film gli unici uomini che si vedono sono solamente quelli che stanno lavorando alla redazione della televisione, perché appunto Mackenzie lavora in questa televisione locale di Boston. E ovviamente gli uomini ci devono essere, cioè nel senso mi sembrerebbe strano che una televisione locale lavorassero solo donne. E comunque gli unici veramente rilevanti sono il boss, il capo che fa un po' lo stronzetto, e un altro che sarebbe un suo collega, che potrebbe sembrare all'inizio, no, possibile principe azzurro, però in realtà non lo è proprio, nel senso che tutta la storia, tutte le intenzioni della storia in realtà sono rivolte e concentrate in queste donne, in tutte le donne che fanno parte di questa pellicola, che sono tante in realtà, perché abbiamo tutte le fate madrine, cioè tutto l'inizio del film è solo di donne, perché le fate madrine sono tutte donne vecchie, giovani, eccetera. E anche una volta che entriamo nel mondo degli umani, il marito di Mackenzie è morto, quindi a casa sua abbiamo lei, le sue due figlie e la sorella. E quindi in realtà, insomma, è interessante questa cosa perché c'è un'idea delle donne che si aiutano tra di loro, no? Di donne che rivendicano la loro indipendenza, donne che cercano di affermarsi in questo mondo e di ritrovare la propria forza, di trovare la propria autonomia. E questo si vede sia in Mackenzie, che appunto sarebbe più o meno la protagonista, cioè il motivo per cui Eleanor è venuta nel mondo degli umani, ma in realtà si vede anche, per esempio, nella figlia, perché la figlia più grande di Mackenzie, praticamente aveva questo dono canoro, molto brava a cantare, ma avendone passate tante, si è ritrovata un po' col trauma, con l'ansia da palcoscenico, no? Quindi questo trauma per cui ogni volta che saliva sul palco le veniva, non so, da svenire, attacchi di panico, eccetera, eccetera, quindi non riusciva mai a esibirsi e da parte della madre non trovava effettivamente il sostegno necessario per superare questo trauma, anzi la mamma non la spingeva più di tanto, le diceva il contrario, ma non farlo, ma lo sai com'è andata l'ultima volta, eccetera, eccetera. E quindi, con l'aiuto poi di Eleanor, queste donne, queste giovani donne, ritroveranno l'intesa reciproca e il sostegno di cui avevano bisogno l'una dell'altra. E mi piace questa cosa, mi piace che abbiano messo tutta questa cosa femminile dentro, che in qualche modo rivendica la sua indipendenza, no? La sua forza, senza bisogno del principe azzurro, del vestito che, oh mio Dio, cioè, poi per carità, oddio. Ma non dispiacerebbe avere così un vestito meraviglioso da ballo, eccetera. Vabbè, ovviamente ognuno è fatto a modo suo. Comunque, in generale, abbiamo una principessa, no? Come in tutte le. È proprio una rivisitazione di una fiaba Disney, con la classica principessa, che però in realtà forse così classica non è, o forse era la classica che era sbagliata. No? Perché in questo momento la principessa non ha bisogno dell'abito da cerimonia, non ha bisogno della carrozza che cammina fino al tramonto prima dei titoli di coda mentre si sbaciucchia il suo amato. Non ha bisogno di queste cose. E del principe azzurro, ma chi se ne frega? Cioè, si può vivere senza. Non è sicuramente questo che crea la nostra felicità. No. Ecco perché questo film è interessante, perché nonostante comunque sia un po' il classico film Disney da famiglia e non, sicuramente non ha particolari colpi di scena, trame intricate, eccetera, eccetera, però in realtà nel suo piccolo fa molto riflettere, cioè è bello vedere la Disney che finalmente porta qualcosa di
di nuovo nei suoi standard. Infatti, in realtà, tutto questo parlare del per sempre felici e contenti, di questi, tutti questi standard vecchi, no? Perché tra l'altro Eleanor, no? La fata madrina, ha questo librone di istruzioni, diciamo, delle fate madrine, in cui c'è proprio scritto tutto quello che devono fare. Il loro scopo è aiutare i ragazzi in difficoltà, e per fare questo, loro che cosa devono fare? Devono trovargli il vero amore e far sì che vivano il loro per sempre felici e contenti. Cioè, queste sono proprio le regole base della vita di una fata madrina, sostanzialmente, no? Del loro lavoro. E in realtà tutto questo parlare del per sempre felici e contenti, ah, ti faccio l'abito, ah, la carrozza, ah, di qua e di là, in realtà secondo me è un pretesto poi per effettivamente smontare questi standard. Tutti questi standard per cui la Disney è sempre stata giustamente anche criticata. Perché sono appunto cose vecchie, cose che sicuramente non, nel mondo moderno non attaccano più. Cioè, basta. Ok, sono superate. E nel suo piccolo la Disney, secondo me, ci vuole far vedere che sì, cioè, dai, da qua in avanti forse le cose effettivamente possono cambiare. In particolare nella parte finale c'è proprio un bel discorso fatto da Eleanor e da appunto Mackenzie contro la fata madrina cattiva, che poi cattiva non è, ma è semplicemente l'insegnante della scuola, che è un po' burbera, un po' restrittiva, che non voleva che Eleanor andasse nel mondo moderno, eccetera, eccetera. Vabbè, spoiler, ovviamente, per chi non lo vuole sapere, fermatevi qua. In cui appunto, il lavoro di Eleanor sembra non essere stato portato a termine, quindi la fata madrina, la fata madrina quella cattiva, la rimprovera per questo, le dice che appunto non è una vera fata madrina perché non è riuscita a portare a compito la sua missione, a compimento. E in quel momento arriva in aiuto Mackenzie chiedendo alla fata madrina insegnante, se ci fosse effettivamente scritto nel librone delle regole, eccetera, eccetera, che il suo vero amore dovesse essere un uomo, un cavaliere, un principe azzurro. E la fata madrina dice: no, vabbè, effettivamente no, non c'è scritto che dovesse essere proprio un uomo. E quindi lei molto spontaneamente dice: ma il mio vero amore sono le mie figlie, sono loro, quindi in realtà, cioè, l'ho trovato, non ho bisogno di altri cavalieri, non ho bisogno di altri veri amori. Ce li ho già i miei veri amori. Sono qua, sono con me e sono contenta di poterli avere accanto. Quindi c'è un voler smontare questo stereotipo della donna che deve essere salvata, che per trovare la felicità, oh mio Dio, deve trovare per forza il principe azzurro, perché sennò morirà zitella e scontenta e infelice per tutta la vita. E quindi è interessante questa cosa, no? Inoltre anche il per sempre felici e contenti è un super stereotipo vecchio come il cucco. E quindi anche lì, ma basta, cioè, per sempre, ma che ansia questo per sempre felici e contenti. No, siamo felici ora, siamo felici nel momento e ci va bene così, non c'è nessun problema. E poi, boh, quello che sarà, sarà. Inoltre, non poco importante, vediamo proprio nel finale, nel discorso finale, quello di gioia, felicità, eccetera, eccetera, vediamo una coppia gay con un bambino. Io, sciolta completamente, e cioè, può sembrare una cavolata, ma ragazzi, stiamo parlando della Disney. Cioè, della Disney e degli stereotipi che ormai da anni si deve portare dietro. E che si porta dietro per motivi sicuramente dell'azienda, eccetera, eccetera. E cioè, per me questo è stato già un super passo avanti. Poi non è che si vede così di sfuggita, cioè hanno proprio una battuta questi qua, ok? Cioè dicono, perché la domanda era tipo: qual è il vostro vero amore? E vengono inquadrate diverse persone, perché questa domanda viene fatta un po' al pubblico, no? Perché siamo su un palco in questa piazza, quindi chiedono al pubblico chi sia veramente il loro amore. E risponde, insomma, c'è il bambino che risponde alla nonna e si abbracciano, e c'è questa coppia gay che i due ragazzi dicono all'unisono: amiamo il nostro bambino, sostanzialmente, no? E hanno questo bambino tra di loro. Cioè, ragazzi,
Ragazzi, qua forse cominciamo a ragionare. Mi piace, cioè, adoro. Ok, continuiamo così. Vai, Disney. Questo potrebbe essere davvero il tuo trampolino di lancio. Perché, ripeto, cioè, questo è un film che è palesemente pensato per le famiglie. Cioè, è ovvio che non vuole essere il film rivoluzionario del cavolo che si vedono solo i cinefili. Cioè, è un film che vuole essere normale, capito? Cioè, che vuole essere un film familiare normale e quindi top. Cioè, vuol dire che queste cose forse le stiamo portando nell'idea di del film da famiglia. Cioè, pollici in su, Disney. Brava! Ho notato in realtà che in America il film è stato più criticato che in Italia. E tra le varie cose che ho letto, ci sono state due cose che mi hanno abbastanza colpito in maniera negativa. Ovvero, una delle critiche che sono state mosse al film è stata che, insomma, c'è un momento in cui Mackenzie, va dal parrucchiere e si taglia i capelli, si fa fare questo taglio di capelli e va a fare shopping e ah, si sente bene, che bello, sono contenta. E non lo so, ma no, ma oh mio Dio, ma è frivola, cosa vuol dire? Non è che una donna si può sentire bene solo se va dal parrucchiere, cioè, che stereotipo, oh mio Dio. Allora, la situazione è questa. Lei non è contenta col suo lavoro, non è contenta di sé, non si cura perché non c'è. Quando uno sta male dentro, non gli vengono più gli stimoli neanche per pensare a se stesso, no? Figuriamoci per pensare ai propri capelli, ai, non lo so, ai vestiti che indossiamo, eccetera, eccetera. Cioè, quando una persona è trasandata è proprio di solito indice, che qualcosa non va. Ottimo. E in questo momento che cosa succede? La fata madrina le dice vai, cioè vai, io sto qua a casa con le bambine, ci divertiamo, tu vai, esci, fai quello che devi fare. E lei, ah sì, in effetti dovrei fare la spesa, eccetera, eccetera. E lei che cosa fa? Esce, doveva andare a fare la spesa, quel cavolo che è? Passa davanti al parrucchiere e si vede che, insomma, piacerebbe entrare, eccetera, però no, ma che faccio? Che dico? Dai, lasciamo stare. E passa davanti al parrucchiere un po' di volte fino a che dice: sai che c'è? Entro e mi faccio fare un taglio di capelli, un bel taglio di capelli come Dio comanda, e siamo a posto. E anzi, non contenta, va pure a prendersi un po' di vestiti, va a fare un po' di shopping e ah, si sente proprio bene, liberatorio, ok? E la gente, no, cioè, non è possibile questa cosa, ma frivola, ma non è che le donne sono così che si sentono bene solo quando vanno a fare shopping, eccetera, eccetera. Allora, ragazzi, dunque, chiariamo questa cosa. È uno stereotipo che le donne vanno a tagliarsi i capelli, perché, non lo so, in un momento di cambiamento, in un momento in cui vogliono sentirsi una persona diversa, in cui vogliono sentirsi libere, in cui vogliono cambiare aria. È uno stereotipo, però è la verità, cioè, nel senso, è vero, ok? E non è una cosa frivola, cioè, c'è chi, non lo so, va a farsi il tatuaggio, noi ci facciamo tagliare i capelli, che cosa volete da noi? Oh, è vero, è un cambiare la propria immagine, capito? E ha un grande impatto in realtà, cioè, comunque cambiare la propria forma fisica, no? La propria immagine, perché poi in una donna soprattutto i capelli sono molto importanti, fanno molto nella propria immagine. Insomma, è un grande cambiamento, no? E a volte serve, a volte serve. E così lo facciamo. E non lo so, è una cosa frivola. Non mi interessa. Cioè, ci sta. E io l'appoggio come cosa. L'ho fatto anche io, ma come tutti, io sfido a trovare una donna che non l'abbia fatto almeno una volta. Ma vi sfido, vi sfido. E anche il voler fare shopping. Cioè, non bisogna vedere queste cose come ah, andata a comprarsi i vestiti, andata a fare la spendacciona. No, lei è andata dopo chissà quanto tempo a prendersi cura di se stessa. Cioè, finalmente dice, ok, dai, voglio fare qualcosa per me, voglio prendermi quel vestitino che mi piace, basta, lo prendo, ok, lo faccio per me, voglio sentirmi carina, voglio sentirmi bella, voglio sentirmi
Voglio sentirmi bene, ok? E a volte, anzi, molte volte, sapete che in realtà una donna non è che si veste tutta carina per apparire agli altri. No, no, lo fa per se stessa, ok? E questa è proprio la cosa che viene meno capita delle donne, probabilmente, ok? A noi ci piace fare shopping, ci piace tanto, è proprio una medicina, capito? Ma non per quello che si può pensare, no? Per l'essere frivole, per l'essere con le mani bucate, perché dobbiamo spendere, spandere, eccetera, avere gli armadi pieni. No, perché è un modo per prenderci cura di noi stesse. Ci piace. Non tutte, poi per carità, nel senso ognuno c'è il suo. Però, che male c'è? Cioè, veramente, io non vedo nulla di male. Non ci trovo proprio nulla di male, vai, vai dal parrucchiere, fatti la frangia, fai quello che vuoi e sentiti te stessa, vai. Hai bisogno di cambiare, hai bisogno di avere un'altra immagine perché con quella vecchia non ce la fai più. Vai, non ti preoccupare, prendi un po' di aria fresca. E quindi, insomma, questa critica proprio l'ho trovata assolutamente insensata, cioè mi sembrava proprio tanto per criticare, capito? Stessa cosa dell'altra che forse è più appunto nel panorama americano, ma del fatto che no, è innovativa, innovativa, sì, ma in realtà per un cavolo, perché alla fine il tipello è comunque bianco, standard americano, non c'è nessuno di colore nella famiglia, eccetera, eccetera. Allora, ragazzi, cioè, nel senso, cioè, calma, non è che mo deve diventare una discriminazione nell'altro senso. Cioè, sì, è vero, no? Sembra classica famiglia tradizionale di Boston, tutta bianca, eccetera, ma, cioè, vabbè, pazienza, a parte che personaggi di colore ce ne sono pure, c'è per esempio una fata madrina, che tra l'altro tra quelle che si vedono di più, proprio all'inizio del film, che è per esempio di colore, cioè, ma cosa vuol dire? Nel senso, non è che mo, basta, se non c'è nessuno, allora discriminazione, cioè discriminazione ora verso i bianchi. Boh, vabbè. Pace. Oh, sarà stato più bravo quell'attore. Che tra l'altro era effettivamente molto bravo, cioè tanto di cappello, uno di quelli che mi è piaciuto di più lui. Però appunto, cioè mi è sembrato un po' un voler criticare per forza. Non veramente non trovo il senso reale di questa critica, ecco. In conclusione, il film mi è piaciuto molto, non è sicuramente il capolavoro dei capolavori, è comunque un film abbastanza standard Disney, abbastanza standard familiare, a parte per vabbè, quelle cosine di cui abbiamo parlato prima. Però la cosa è che cioè, non pretende di essere di più. Cioè, ma tu lo capisci proprio che non pretende di essere chissà che filmone, no? E quindi in realtà è quello che è, cioè è quello che afferma di essere un film di Natale, tranquillo, familiare, da vedere dopo cena tutti insieme appassionatamente e mica tra l'altro, a parte che tra l'altro ora tipo l'ho tirato fuori a caso, ma che ridere il fatto che la fata madrina sia appassionata di tutti insieme appassionatamente ed è bellissimo perché tipo lei lo guarda per la prima volta quando arriva nel mondo degli umani ed è oh mio Dio, cioè stupendo e allora lo deve continuare a cantare tipo per tutto il film, è bellissimo, cioè è geniale e poi anche il fatto che lei sia stonata, no? È carino, cioè prende un po' in giro il oh mio Dio, film Disney ogni tot deve esserci la canzone piazzata lì che poi per carità sono quelli che ci hanno fatto sognare da piccoli, però prende anche un po' in giro questo bisogno canterino incessante che in realtà viene smontato da lei stessa perché è stonata e tipo all'inizio c'è una scena in cui lei è nel suo dormitorio e comincia a cantare perché è felice, ha deciso di andare a fare questa missione e sta per cominciare a cantare e la sua compagna di stanza le tira un cuscino in faccia per farla smettere. No, è molto carino. E quindi, insomma, non pretendi di essere più di quello che è questo film. E ci sta, cioè, va bene, non è sicuramente il filmone di Hollywood. È un film tranquillo da vedersi in famiglia, da soli, con i propri amici, con i propri familiari, quello che è. E basta.
siamo tutti sereni, felici e contenti. Bene, allora io spero che questa recensione vi sia piaciuta e che vi abbia fatto venire un po' voglia di guardare questo film. Fatemi sapere se poi effettivamente l'avete visto, che cosa ne pensate, vi è piaciuto, non mi è piaciuto, la pensate come me o invece troppi stereotipi ancora, non ci siamo, oppure invece la Disney sta forse facendo il grande passo, chi lo sa, fatemelo sapere nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!